Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi cerco di portarvi un video super emozionante col DJI Avata, perché comunque sarà una location davvero pazzesca, un'arrampicata su per la montagna e poi giù dalla montagna. Col DJI Avata non ho ancora fatto video di questo tipo perché comunque è un CineVoop e quindi rimane un po' meno performante dal punto di vista delle prestazioni, ma secondo me si può comunque tirar fuori qualcosa di pazzesco anche con lui in queste situazioni. Ovviamente per chi pilota il drone, dal punto di vista dell'emozione e dell'adrenalina che ci viene trasmessa nel volare in prima persona in queste situazioni, è davvero una cosa che va provata ragazzi, perché è tanta roba ed è per questo che mi piacerebbe riuscire a trasmettervi la stessa emozione anche a voi che la state guardando da uno smartphone, da una TV o da un PC. Diciamo, questa prova di arrampicata con DJI Avata con il filtro della Freewheel, in questo caso userò un filtro polarizzato, e ditemi voi appunto cosa ne esce da questo video. Quindi, detto tutto questo, rechiamoci al punto di decollo. Andiamo! Sì, direi che lì merita volare col DJI Avata. Voliamo! Direi che è meglio decollare in modalità normal, quindi con un decollo verticale, perché ho le rocce proprio qui davanti, e poi passare quando siamo a una determinata altezza in modalità acro e iniziare a divertirci. Quindi avere questa possibilità sicuramente è fantastico con i prodotti DJI, perché il decollo verticale in normal ci permette di decollare in situazioni magari dove si ha poco spazio di manovra all'inizio, dove invece poi quando si è decollati si ha tanto spazio davanti a noi. Stessa cosa per l'atterraggio, che si torna e si può atterrare in modalità normal, quindi in sicurezza pazzesca andando a far atterrare il drone sulla mano. Adesso però prepariamo tutto per il decollo. E poi ovviamente in acro. Never felt so far away than it does today, my dear. The world is spinning at a faster pace than I'm willing to face without you. I lose my senses like the hands on a clock tower. Every minute's like an hour, every hour's like a day. But there's never been a storm that I couldn't chase, flames I couldn't face, earth I couldn't shake. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. I'll start digging time.
is closed and every flight has all but left. There ain't no buses that can bring me to where I saw you last. And all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground. I'll start digging tunnels. I'll start digging tunnels to you now. Far has never felt so far away than it does today, my dear. The world is spinning at a faster pace than I'm willing to face without you here. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. And all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground. I'll start digging tunnels to you. Ragazzi, un'emozione incredibile. Col DJI Avatar si vola tranquilli, ovviamente, perché le prestazioni qua non ci sono a livello puramente di potenza, perché lui è comunque un cinevoop, ma ci permette di fare delle riprese, secondo me, pazzesche in situazioni come queste. Poi comunque la sua durata della batteria merita sempre tanto per essere un drone FPV anche in situazioni come queste, e dove anche oggi la temperatura non è altissima, siamo intorno ai 4-5 gradi, quindi la temperatura della batteria magari ne soffre un pochino, ma è tanta roba davvero. Qua avevo già volato anche col DJI FPV, dove si ha ovviamente delle prestazioni allucinanti, dove si possono fare magari dei passaggi più veloci in determinate situazioni, ma con lui si ha questa sorta comunque di volare ovviamente sempre con attenzione, sempre super concentrati quando si vuole in acro, ma con la sua dolcezza, la sua manovrabilità di un cinevoop rimane comunque tanta roba davvero. Quindi, se questo è un mio video in cui vi ho portato queste emozioni con le DJI Avata e i filtri Freewheel che meritano tantissimo su questo drone in queste situazioni, vi è piaciuto, l'avete trovato utile e interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, anche di questa giornata erano arrivati degli spoiler. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o un volo come questo. Ciao, al prossimo video!